Buonasera e bentrovati con lo spazio informativo del pomeriggio, tutto pronto per l'elezione di sindaci di quattro comuni della nostra provincia, Anghiari, Civitella, della Chiana, Monteverchi e Sansepolcro, più il deputato del collegio della Val di Chiana, dove sono stati chiamati alle urne i cittadini di cinque comuni della nostra provincia, ovvero Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Marciano e Lucignano. I seggi si chiuderanno alle 15, terminate le operazioni di rito, inizierà subito lo spoglio. Il centro più popoloso è quello di Montevarchi, dove il voto assume anche una forte connotazione di contrapposizione politica nel testa a testa tra l'uscente Silvia Chiassei e lo sfidante Luca Canonici. A Sansepolcro, se nessuno dei quattro candidati avrà raggiunto il 50% più uno dei voti, sarà possibile il ballottaggio tra i primi due che ne avranno ottenuti di più. Elezioni amministrative, voto domiciliare, il lavoro delle USCA, unità speciali di continuità assistenziale al servizio degli elettori sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario. Abbiamo seguito il team guidato dalla dottoressa Salini nel comune di Civitella. Il ruolo delle USCA non ha mai smesso di essere prezioso in questo periodo di pandemia, lo è anche in una giornata come quella di oggi per le elezioni, con la dottoressa Chiara Salini che è in doppia veste perché è anche presidente del seggio volante. Voi consentirete a chi si trova in quarantena di poter esercitare il proprio diritto di voto? Sì, noi oggi andiamo dalle persone che si trovano in quarantena in isolamento per permettere la loro votazione domiciliare. Quindi ci presentiamo con la scheda elettorale che verrà messa una volta che la persona ha votato all'interno di un'altra scheda più piccola, chiusa, sigillata e poi vengono messe all'interno di una scheda, di una busta più grande, dove vengono raccolte tutte le schede delle persone che hanno votato al domicilio. Queste buste con all'interno le schede vengono riportate poi all'interno del seggio principale, che è il seggio 7, in quanto noi facciamo parte di un seggio volante del seggio 7 per permettere alle persone a domicilio di votare. Le schede vengono unite e messe all'interno dell'urna del seggio 7, così che vengono spogliate tutte insieme. Ricordiamo che oltre ovviamente al rispetto della segretezza del voto c'è anche l'aspetto della totale sicurezza da un punto di vista di contagi. Sì, esatto, l'ASL ha creato un protocollo adeguato e è stato visto che il rischio di trasmissione del Covid, utilizzando comunque tutte le misure di precauzione, quindi guanti e mascherina durante lo spoglio, è assolutamente inesistente. Quindi le schede delle persone che si trovano sia in quarantena che in isolamento possono essere unite all'interno dell'urna con le schede delle persone sane. E il rischio quindi non c'è, comunque i segretari e gli scrutatori utilizzeranno tutti gli adeguati PAI del caso. Vaccini, anche ad Arezzo è iniziata la somministrazione della terza dose nelle RSA e per gli over 80, i particolari in questo servizio. Terza dose di vaccino anti-Covid anche agli ospiti, al personale delle RSA e a tutti gli ultra ottantenni che abbiano fatto la seconda da almeno 6 mesi. Dopo i 6 mesi dalla prima e seconda dose possono fare questa dose booster, cioè di rinforzo, e qui sono tutte persone che hanno già superato i 6 mesi dalle prime dosi. Ricordo che abbiamo iniziato alla fine di dicembre, quindi siamo andati avanti nelle RSA gennaio-febbraio, quindi adesso facciamo la terza dose per avere una tutela, diciamo, molto più forte. Queste modalità di somministrazione come proseguiranno nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni noi faremo altre RSA qui nella città di Arezzo, per esempio c'è la RSA Pionta, poi c'è la RSA Maestrini, la RSA Guillichini e nel frattempo c'è anche la Boschi di Subiano che è prevista per mercoledì. Voglio ricordare che oltre agli ospiti noi vaccineremo anche il personale sanitario addetto all'assistenza e questa, diciamo, è un qualcosa che ci garantisce una maggiore tutela, una maggiore difesa. Dottore, ovviamente la somministrazione della terza dose presuppone anche l'arrivo di ulteriori dosi di vaccino. Nell'altra occasione ci furono delle discrasie nella fornitura e possono essere superate questa volta?
Posso assolutamente garantire che le dosi di vaccino sono già a disposizione, quindi noi non avremo quelle defezioni che si sono verificate nella prima parte, diciamo, di questa vaccinazione. E ricordo anche che c'è da oggi la possibilità per gli ultra ottantenni di presentarsi negli hub direttamente e fare la terza dose di vaccino qualora si sia superato il tempo dei 6 mesi dalla seconda dose. Oggi stiamo ragionando insieme alla Regione per far entrare a pieno titolo i medici di medicina generale anche nella vaccinazione della terza dose per i loro ultra ottantenni. Danno ragione a Dike Schmidt i numeri relativi al progetto Uffizi Diffusi, un'idea nata in particolar modo dopo il lockdown per ripartire all'insegna della cultura. Ci troviamo proprio davanti all'opera che è arrivata dagli Uffizi. Lei ha detto che quest'idea degli Uffizi Diffusi sta andando bene, anzi dopo il lockdown l'offerta territoriale era l'idea migliore. Indubbiamente i numeri ci danno ragione, in tutti gli altri luoghi dove abbiamo quest'anno lanciato un'iniziativa degli Uffizi Diffusi di Terre degli Uffizi abbiamo avuto crescite del 30, del 90, del 150% anche oltre, perché alcune iniziative sono ancora in corso e quindi sappiamo da due casi che risalgono ancora al momento immediatamente prima del lockdown, che erano delle case prova, si potrebbe dire, la versione beta, che non erano ancora sotto la bandiera degli Uffizi Diffusi. Sappiamo comunque che c'è anche un effetto lungo che va oltre la singola iniziativa, oltre la singola mostra, e per questo motivo infatti diversifichiamo anche gli strumenti, non sono sempre delle mostre. Qui abbiamo per la prima volta sperimentato uno scambio di due capolavori. Assessore, Uffizi Diffusi, una mostra però incrociata, qui è una cosa un po' diversa, come ha detto Heike Schmidt, rispetto alle altre, e sicuramente coniugata con il territorio porterà bene a Castiglion Fiorentino. È una idea geniale questa, che ha solo il costo di crederci, e noi ci abbiamo creduto e spero che anche i cittadini e i tanti turisti ci premieranno. Da ambasciatore a testimonial di Arezzo, stiamo parlando di Paolo Bruni, al secolo Pau dei Negrita. La sua voce la potremo sentire tra poco in una nota piattaforma. Non a caso uno degli ambasciatori di Arezzo nel mondo, con i suoi colleghi della band dei Negrita che da 30 anni propongono la loro musica. L'inconfondibile timbro audio di Paolo Bruni, al secolo Pau. Ciao, sono Pau De Negrita, quello che canta. Voglio invitarti a scoprire una delle terre più belle della Toscana, dove tutto suona bene e dove tutto è armonia che genera bellezza. È la mia terra, è la terra di Arezzo. Vieni e scopri Arezzo, non te ne pentirai. Darà corpo allo spot che dal 6 ottobre fino al 20 verrà fatto girare su Spotify, il servizio di musica in streaming più noto al mondo. Pochi secondi che privilegiano la voce nuda di Paolo Bruni, dove il frontman della band aretina si offre come testimone della bellezza senza fine della sua terra. Un invito semplice, autentico, il suo, che non manca di destare anche curiosità. Voluta e ideata dalla Fondazione Arezzo in Tour, questa nuova campagna di promozione turistica prevede 300.000 passaggi dello spot audio nelle due settimane di programmazione, che saranno diretti ad un pubblico selezionato per età e interessi. Oggi è una giornata speciale, si celebra infatti la ricorrenza di San Francesco, patrono d'Italia. Celebrazioni in tutto il territorio aretino per il 4 ottobre, giorno in cui si ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Ed il cammino di Francesco passa attraverso il territorio aretino e lo caratterizza in modo stretto. Santuari come le Celle, Monte Casale, ma soprattutto Laverna, dove il poverello di Assisi ricevette le stigmate, sono il simbolo di un legame intenso che fa di Arezzo e della sua provincia terra francescana per eccellenza. E nel tracciare la vita di San Francesco tra i vari episodi raccontati pittoricamente da Giotto ad Assisi, c'è anche la cacciata dei diavoli da Arezzo a simboleggiare per l'appunto la presenza fisica e spirituale del santo in città.
Le celebrazioni si sono tenute in tutte le chiese con polo d'attrazione proprio alla Verna, luogo dello spirito per eccellenza. Molti gli aretini poi che sono andati ad Assisi per partecipare alla festa. Del resto il messaggio di San Francesco è ancora molto attuale. Ci piace chiudere con una frase che ispiri speranza. Un raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre, diceva Francesco. E di ombre Dio solo sa quante ce ne sono nella nostra società. E prima dei saluti ricordiamo gli appuntamenti di questa sera. Dopo il nostro TG potete assistere a TV, eventi, informazioni ed attualità. Seguiranno la quarta puntata della Modernità di Dante a cura di Marzia Fontana e Zorba, c'è tanto da fare, in cui si affronta l'argomento telemedicina e ambienti estremi. In conclusione di serata, un consueto appuntamento con l'oroscopo in compagnia di Alessio. È tutto lo spazio informativo del pomeriggio. Vi ricordo, per chi si mettesse in contatto con noi dopo le 16:30, che ci inizierà la diretta elettorale, dove seguiremo lo spoglio dei voti nei comuni interessati. È tutto, buonasera.